Maghizzo cerca con il Gozzano di allungare la serie utile, cerca la quarta vittoria interna consecutiva, un solo KO per l'Arezzo nelle ultime 9 partite, rientra Foglia dall'inizio e recupera soprattutto Gori che era in dubbio alla vigilia. Caso, prima serpentina della sua partita, conclusione, pallone fuori. Nel Gozzano dall'inizio gioca l'ex Pozzebon. Prova una doppia giocata ancora a Caso, che poi spara però lontano dalla porta di Crispi, portiere 18enne del Gozzano. Cercato Cutolo, che va da solo, rientra dopo aver superato Ugge e poi la conclusione anche questa che non c'entra la porta, soprattutto deviata probabilmente dal portiere del Gozzano. Poi Rolle manda in porta Pozzebon, un po' defilato, prova lo stesso a concludere. Pericolo dunque creato proprio dall'ex. Insiste l'Arezzo, Corrado, traversone lungo, Belloni, ancora Crespi, poi arriva Cutolo, ancora la conclusione e ancora Crespi. L'Arezzo batte il calcio d'angolo, si accende una mischia, rimpallo tra Belloni e Gori che prova a girarsi, Gori ha cerchiato, conclusione, la palla va sul fondo. Prova a farsi vedere Bruzzaniti. Cerca il pallone dentro, manca la conclusione al volo Tumminelli alla mezz'ora del primo tempo. Gozzano che è venuto a giocarsi la partita in modo aperto. Qui siamo nel secondo tempo, perde un pallone brutto in mezzo al campo. Caso ha servito Belloni, punta Rizzo e poi trova l'angolino. 1 minuto e 24 del secondo tempo. Belloni, Niccolò Belloni, terzo gol in campionato. Ha perso il pallone in mezzo al campo, fedato nel tentativo di cambiare orizzontalmente il campo per Tumminelli. L'Arezzo è ripartito con Caso, la palla è arrivata a Belloni che evita Rizzo e poi trova con questa bellissima conclusione l'angolino alla destra di Crespi. L'Arezzo va in vantaggio, prova il Gozzano a replicare, calcio d'angolo, colpo di testa di Samba e poi calcio in curva. Samba prelevato qualche giorno fa, ingaggiato, tesserato più che altro ex giocatore dell'Auxerre. Attenzione a Cutolo che ha battuto l'angolo, Piu e poi ancora Crespi. Crampi per Luciani, l'Arezzo parte comunque con Cutolo. Cutolo va dentro, Cutolo ancora, conclusione, serie di cambi per tutte e due le squadre. Avete visto Piu, è entrato anche Rolando, anche Ceccarelli con Borghini che fa il terzino. Fedato su di lui, slalom, rientra, Fedato, conclusione! Proprio al 90esimo quasi, Pissardo è attento, calcio d'angolo. Ultima punizione al 94esimo, battuta da Guitto dentro l'area di rigore, c'è un tentativo di Torre, poi Pissardo blocca e l'arbitro Michele Del Rio, figlio dell'ex ministro Del Rio, dichiara concluso il confronto, quarta vittoria consecutiva in casa per l'Arezzo, non succedeva dal 2016. Stiamo dimostrando che la squadra è in crescita, oggi dobbiamo fare una prestazione importante per venire a campo perché abbiamo affrontato una delle squadre migliori viste qui nonostante la classifica dica il contrario. Gozzano è una squadra che gioca a calcio, una squadra che ci ha creato problemi. Questa è stata una partita di primo tempo dove siamo andati a mille, siamo stati bravi a schiacciare il Gozzano, purtroppo non siamo riusciti a far gol. Secondo tempo è stata una partita di sofferenza e quindi i ragazzi hanno saputo soffrire per ottenere quei 3 punti per noi fondamentali, quindi complimenti a loro e complimenti a tutti. Non abbiamo preso gol, siamo stati bravi, siamo stati sempre attenti, siamo stati sempre sul pezzo, forse non ricordo nessun tiro del Gozzano nonostante nel secondo tempo siamo andati un po' in sofferenza, anzi forse le occasioni le abbiamo avute noi. Però ti ripeto, se non facevamo una partita perfetta oggi non veniamo a capo perché abbiamo affrontato una buona squadra che gioca al calcio.